Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti al TG. I rappresentanti dell'Unione Italiana e i vertici della regione istriana hanno firmato una lettera d'intenti per la tutela e la valorizzazione del dialetto istro-veneto in Istria. Si tratta di un ulteriore passo in avanti in termini di cooperazione a lungo termine e di collaborazione amichevole, così i vertici dell'Unione e della regione. Una lettera di intenti per salvaguardare l'istroveneto, un dialetto che fa parte della nostra identità. Alla firma hanno partecipato il presidente della regione Boris Miletic, i vertici dell'Unione Italiana Maurizio Tremule e Marin Corva, la vicepresidente della regione Jessica Acquavita e gli assessori Thea Battel e Vladimir Torbica. Il presidente Miletic ha ricordato che da settembre dell'anno scorso l'Istroveneto fa parte del patrimonio culturale immateriale protetto, registrato presso il Ministero della Cultura e dei Media. Sono davvero contento che stiamo firmando la lettera d'intenti tra la Regione e l'Unione Italiana per preservare e valorizzare il dialetto istroveneto, che considero parte della nostra identità istriana. Finora la Regione ne ha sostenuto la tutela e la promozione, cofinanziando dal 2016 il Festival Internazionale del Dialetto Istroveneto, che si tiene a Buia. Nel corso degli anni abbiamo stanziato nel bilancio regionale 350.000 cune. Con la lettera d'intenti stiamo compiendo un ulteriore passo in avanti in termini di cooperazione a lungo termine e di collaborazione amichevole con l'Unione Italiana, ha affermato il presidente Miletic, aggiungendo che la Regione e l'Unione, tramite i loro organi, continueranno a fare dei sforzi comuni per continuare a tutelare il dialetto istroveneto, un idioma che desiderano avvicinare ulteriormente ai cittadini. Da anni si sta lavorando per promuovere, per valorizzare questa che per molti è lingua madre. C'è un bellissimo festival che si organizza ormai da 10 e più anni a Buie, da lì è partito tutto, è partita l'idea di registrare anche l'istroveneto presso il Ministero della Cultura quale bene immateriale. Ci siamo riusciti, il Ministero ci ha dato delle direttive da seguire e le modalità nelle quali dovremo lavorare, dunque abbiamo proprio il dovere adesso di tutelare e di promuovere questa lingua. Oggi inizia un nuovo rapporto con la regione istriana, da qui nasceranno accordi e iniziative concrete che promuoveranno il dialetto in tutta l'Istria, ha commentato il presidente dell'Unione Italiana Maurizio Tremul. Ogni comunità, ogni città, ogni soggetto che vuole lavorare per la tutela dell'istroveneto svolgerà le proprie attività, ma noi avremo un ruolo di coordinamento che poi sarà portato avanti dalla Casa dell'Istroveneto che vogliamo realizzare a Buie, dove stiamo già investendo delle risorse e che avrà il compito appunto di coordinare queste attività. Poi questo si estenderà sicuramente anche all'Istriotto, quando sarà registrato l'Istriotto, ma si può già adesso dire che collaboreremo anche con le altre dialetti, il Ciaccovo, i dialetti sloveni, sono tutti delle identità molto particolari, fondamentali, sulle quali tutti noi non possiamo che collaborare e fare in modo di tutelare. Io credo che le cittadine e i cittadini dell'Istria e di tutta l'Istria non possono che essere fieri di avere una regione istriana che riesce a promuovere, a valorizzare, a sostenere questi nostri dialetti. Una parte importante della nostra comunità sicuramente è la nostra lingua, quello che viene definito il dialetto istroveneto. Io la chiamo lingua perché per me e per la mia famiglia in effetti questa è la lingua madre. Oltre al Festival dell'Istroveneto, un altro aspetto fondamentale per la tutela del dialetto è la realizzazione della Casa dell'Istroveneto. L'Unione Italiana, grazie al contributo del governo croato, grazie al grande lavoro che viene fatto dall'onorevole Radin, ha assicurato già 1 milione di cune per realizzare una ristrutturazione statica, chiamiamola così, del palazzo per renderlo agevole. Quello che faremo sicuramente più avanti è completare la ristrutturazione di questo palazzo e ovviamente arricchendolo con contenuti, cioè che noi non vogliamo creare un monumento, vogliamo creare ancora un'istituzione che opererà in quello che è veramente una zona importantissima per noi, la zona del Buiese. Però un centro attivo, un centro che coinvolga in primis ovviamente i nostri ragazzi, perché penso che sicuramente una delle cose più importanti che dobbiamo fare è far entrare l'Istroveneto nelle nostre scuole con attività apposite e con azioni concrete.
i 20.000 parlanti che ancora esiste qua in Istria, è una ricchezza che non dobbiamo perdere. Con questa lettera d'intento mi sono sicuro che vi avremo dato ancora un rinforzamento, un impulso, ancora un sburton, come se dici, che tutto resti come che era, e questo vuol dire che per tutti noi che abbiamo firmato, che aiuteremo, che se potessi fare tutto quel che scrive nella lettera, c'è il cuore pieno. La settimana scorsa è iniziato il nuovo ciclo di laboratori culinari per i ristoratori nostrani, organizzato dall'Agenzia per lo Sviluppo Rurale dell'Istria. Un totale di 12 laboratori didattici sotto la guida di rinomati chef nostrani e stranieri. Vediamo i dettagli. I laboratori sono cofinanziati in gran parte dalla Camera dell'Artigianato dell'Istria e dalla Regione. I prezzi dei laboratori vanno dai 1.200 fino a 2.000 cune e si svolgono presso il Centro Didattico e Gastronomico Istriano a Gortanov Brieg vicino a Pisino. L'idea è nata 7 anni fa e i risultati oggi sono più che evidenti. Oltre 2.000 partecipanti, 173 laboratori, 22 progetti, 33 chef. Siamo al buon punto di diventare una vera e propria regione enogastronomica, commenta il presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Rurale, Igor Merlich. Secondo le ultime ricerche, dice Merlich, l'enogastronomia è il secondo motivo per visitare l'Istria, e non più solo il mare e il sole. L'enogastronomia, insomma, diventa fondamentale. Tutti, diciamo, i alunni o gli artigiani e i suoi dipendenti operai che parteciperanno all'educazione, la Camera Regionale suffinanzia con 25% del costo totale. Altri 25% del costo totale suffinanzia la regione della regione istriana tramite i suoi dipartimenti del turismo, eccetera. Per farvi un esempio semplice, se l'educazione, diciamo, lo costo dell'educazione costa 2.000 cune, la Camera Artigianale suffinanza con 500 cune, la Regione Istriana altre 500 cune, in tutto, diciamo, siamo venuti su un 50%. 12 laboratori da metà marzo fino alla fine di aprile. Piatti sfiziosi, gustosi ed originali, preparati dai chef croati, sloveni ed italiani. Tomas Kavčić, Matija Bogdan, Robert Peric, Hrvoje Kroflin, Saša Pribičević, David Skoko, Massimo Fighetto, Michele Colpo, Igor Cernjul e Sanja Krmpotić. Hanno tutta la qualità e quello che più fa onore a noi della Camera Artigianale, che proprio i cuochi, i artigiani e i suoi dipendenti, quella che imparano nell'educazione, dopo presentano nei suoi ristoranti, osterie, diciamo, e bar che svolgono. I laboratori si svolgono 2 volte all'anno. Dopo il ciclo autunnale, che è stato un successo, si inizia adesso con quello primaverile. Le educazioni si svolgono 2 volte annuali, diciamo adesso è l'educazione primaverile normale che parte fra un paio di giorni, dopo abbiamo anche una educazione prima dell'inverno autunnale, sicuramente sono 2 volte all'anno che si svolgono le educazioni, durano un paio di giorni. Sulla educazione sono dei cuochi eminenti, non soltanto dalla regione istriana, dal livello nazionale, e si preparano tutti i piatti, diciamo, dai primi piatti ai secondi piatti e anche ai dessert. Dal tartufo alle specialità giapponesi, dai piatti vegetariani, vegani e a base di pesce all'urban food istriano. E poi dessert e cocktail locali. E ovviamente l'immancabile pizza, secondo la ricetta dei chef italiani Massimo Fighetto e Michele Colpo. Piatti per tutti i gusti. TG Flash. A causa di ulteriori lavori a Pola in via Sissano, sugli impianti del gas e del riassetto dell'infrastruttura di comunicazione elettronica esistente di proprietà della compagnia telefonica croata Telecom, la ricostruzione della strada è stata prolungata fino al 22 aprile. Al fine di portare a termine i lavori nel più breve tempo possibile e auspicando condizioni meteorologiche favorevoli, è stato concordato con l'appaltatore di intensificare i lavori per concludere quanto prima l'intervento. Si invitano i pensionati con residenza a Rovigno, la cui pensione insieme con quella estera non supera l'importo totale di 2.500 cune mensili, di recapitare i propri dati necessari per il versamento dell'aiuto in occasione delle festività pasquali. I dati verranno raccolti fino all'8 aprile e tutte le informazioni si possono ottenere al numero in sovrimpressione.
Questa settimana a Capodistria inizierà la costruzione di 3 edifici con 166 appartamenti a canone agevolato nella zona sovrastante la strada della Valle. A causa dei lavori non sarà più accessibile la superficie in ghiaia dove parcheggiavano i residenti, soprattutto nelle ore serali. Se tutto andrà come previsto, la costruzione degli edifici potrebbe concludersi verso la fine del 2023. Il turismo è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia e ora si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Serve però puntare su sostenibilità e innovazione ed è ciò che ha fatto la città di Umago. Secondo la statistica di Umago, i risultati della scorsa stagione estiva hanno superato tutte le attese, se si pensa alla situazione epidemiologica assai critica e al fatto che le frontiere sono rimaste chiuse fino al mese di giugno. Il turismo d'Umago è finalmente ripartito a giugno, si è intensificato a luglio e i mesi di agosto e settembre hanno dimostrato ottimi risultati. Infatti, nel 2021 la città ha raggiunto un risultato di 2 milioni e 150 mila pernottamenti, ovvero quasi l'80% rispetto ai pernottamenti del 2019, l'ultimo anno prima dello scoppio della pandemia. Durante i mesi di agosto e settembre ad Umago c'è stato un incremento del 5% di pernottamenti rispetto al 2019. Come afferma il direttore dell'ente turistico di Umago, la maggior parte dei pernottamenti è stata realizzata nei campeggi. La maggior parte degli ospiti proviene dalla Germania, dove abbiamo registrato un incremento del 20% rispetto al 2019. Seguono poi gli ospiti provenienti dall'Austria, che hanno raggiunto il livello del 2019. Poi ci sono i turisti provenienti dalla Slovenia, Repubblica Ceca, Croazia, Italia e altri. Quest'anno invece è iniziato alla grande. Sono iniziati i preparativi il 9 gennaio per il torneo di calcio invernale per oltre 100 squadre. Se prendiamo in considerazione i 3 tornei con le gare ciclistiche che abbiamo ospitato, entro la fine di marzo raggiungeremo una quota di 60.000 pernottamenti, un risultato assai positivo per questo periodo dell'anno, in quanto la presenza costante del virus e lo scoppio della guerra sul territorio europeo. La città di Umago offre una variegata scelta di strutture per diverse tipologie di turisti e per tutte le tasche, alberghi da 3 a 5 stelle, affittacamere privati e pensioni e campeggi. Ogni anno la città di Umago investe nella qualità della sua offerta turistica e i risultati sono evidenti. Gli ospiti hanno espresso la loro soddisfazione attraverso i sondaggi che la città distribuisce ai turisti. È stata allestita presso il Museo Etnografico di Pisino la mostra internazionale itinerante intitolata Identity Online, Identità in Bilico. È un progetto di grande collaborazione tra 6 musei storico-culturali e l'Università Popolare. Vediamo di cosa si tratta. La rassegna internazionale itinerante Identity Online, Identità in Bilico è un progetto basato sulla ricerca delle conseguenze a lungo termine dei vari processi migratori, forzati o volontari, che hanno avuto luogo in Europa negli ultimi 100 anni. Al progetto hanno partecipato e collaborato i musei provenienti dalla Norvegia, Svezia, Danimarca, Polonia, Lituania, Slovenia e Croazia. Abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2019, è importante dire che questo progetto è finanziato e cofinanziato dal progetto Creative Europe e quindi ci fa piacere che oggi a Pisino apriamo una mostra itinerante che vede tutte le ricerche fatte negli ultimi 2 anni in un posto, quindi davanti al Museo Etnografico dell'Istria. Partendo da approcci simili e utilizzando gli stessi metodi, ogni museo lavorerà sulla raccolta di dati inerenti al processo migratorio a livello locale del proprio paese, raccogliendo informazioni sensibili e allestendoli in mostre locali all'interno del progetto. In Croazia il Museo Etnografico dell'Istria si è concentrato sulla ricerca delle sue radici e sull'identità della seconda e terza generazione di istriani emigrati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nella mostra, allestita all'aperto in modo da risultare più accessibile in tempo di pandemia, c'è posto anche per l'esodo istriano, di cui si è occupato il Museo Etnografico dell'Istria di Pisino. Tema te izložbe je uvijek aktualna, zato što
Il tema di questa mostra toccante è sempre attuale, perché le identità sono una componente molto importante dell'uomo, della sua storia e del suo presente. Ogni conflitto porta con sé dei cambiamenti, porta a considerare che alcune identità sono desiderabili e altre indesiderabili, porta alla paura, al cambiamento del comportamento umano. La mostra sarebbe rilevante anche se non ci fosse in corso una guerra. Infatti, nelle nostre famiglie ci sono persone che ricordano la Seconda Guerra Mondiale, ricordano gli optanti e i rimasti e tutti gli eventi che hanno segnato la storia dell'Istria. Ricordiamo anche le persone che non sapevano da che parte schierarsi e si sentivano confuse nelle loro identità, e questo è qualcosa che in seguito le ha perseguitate e non ha dato loro pace. Come affermava Cicerone, storia magistra vita est, la storia è maestra di vita, spesso citata per affermare la funzione ammaestratrice dell'esperienza storica. Ed è per questo che dobbiamo imparare della storia. Purtroppo per noi la storia si ripete. Perciò l'obiettivo di questa mostra è sensibilizzare le generazioni più giovani in modo che non si commettano gli stessi errori. La mostra è stata inaugurata ufficialmente dal presidente della regione istriana Boris Miletic e Vladimir Torbica, assessore regionale alla cultura e alla territorialità. All'evento hanno presenziato anche la direttrice del museo etnografico Ivona Orlic, Mirella Mrak-Kliman, direttrice dell'archivio di Stato di Pisino, e i rappresentanti delle ambasciate di Slovenia, Danimarca e Polonia nella Repubblica di Croazia. La mostra rimarrà aperta per un mese, dopodiché sarà accessibile anche in rete sulle pagine ufficiali della Identity Online. Gentili telespettatori, questo è tutto per stasera. Grazie della vostra attenzione e ci vediamo domani alla stessa ora. Buona serata.